Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, eccomi qua finalmente. Questo sarà un video, un pezzettino, cioè questo pezzettino che adesso vedete all'inizio è un vlog per raccontarvi un po', visto che non ci sono stata per 15 giorni e quindi sono un po' latitante. Ma vi racconto brevemente cosa è successo. Come alcune di voi sanno, sono stata a Pescara 15 giorni, quindi sono stata dai miei, sono stata al mare un po', visto che non sono stata tantissimi giorni al mare, tra il brutto tempo all'inizio e ho avuto un po' di cose da fare. E visto che era il compleanno della figlia di mia cugina, quindi sono stata in giro con lei come una pazza a prendere tutte le cose che potevano servire. Ho visto tante volte il mio nipotino, che cresce a vista d'occhio, ha dei piedi giganti, non lo so, secondo me tra qualche anno mi supererà. Ci vuole poco, però insomma, porta già 19 a un mese e mezzo. E niente, quindi sono stata bene, mi sono rilassata, ho ripreso le forze e niente, sono tornata qui e ho ripreso a lavorare con le apine. Qui con le apine è stato un rientro, diciamo, terribile, visto che faceva un caldo pazzesco e lavorare con la tuta, il camice, la maschera, i guanti sotto, diciamo, un sole cocente e 40, veramente 40 gradi era poco e veramente da star male, ma adesso è il periodo più diciamo importante per l'apicoltura, e abbiamo anche iniziato a smielare e quindi a togliere i melari dove l'apina va e fa il miele. Noi insomma abbiamo iniziato a produrre il miele, ora sta nel maturatore, deve stare lì, eccetera, 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 eccetera. Non vi racconto i particolari, però sono molto molto fiera perché vedere quel miele che usciva da quel rubinetto era una grande soddisfazione. Wow, veramente emozionante. Ora veniamo a noi. Ho fatto un po' di shopping, un po' di vestiti, pochi, non ne ho fatto tantissimo, visto che ho detto vabbè, quando torno vado a Roma Est e vedo un po' qualcosa lì. E ancora riesco ad andare, ma vabbè. Ho preso un po' di cose, H&M, H&M, OBS e dai cinesi, grande scoperta. E vi faccio un po' vedere, magari abbasso la fotocamera per farvi vedere insomma i vari vestiti, accessori e quant'altro. Ho preso anche qualcosa della Essence, vi faccio vedere subito. Vi faccio vedere prima la roba del H&M. Allora, ho preso questi pantaloncini qua, che ho pagato 7 euro se non sbaglio. All'inizio io ho detto ma che sono gonne, invece erano pantaloncini larghi, super super comodi. Questo è nero e poi con sfondo beigiolino, 7 euro, e li ho presi con le tasche anche, comodissimi per tutti i giorni, quindi va benissimo. E li ho presi anche, aspettatevi, abbasso. Li ho presi anche in questa versione qui, rosa con base crema. Come vedete hanno la molla dietro e davanti no. E sono simpaticissimi, ma soprattutto sono simpaticissimi, ma soprattutto sono stra comodi. Poi ho preso sempre 5 euro, ops, H&M, questa magliettina qui, semplicissima, con una taschina qui da questo lato, e poi ha sulla manica queste tre pieghe, quindi tre strati di tessuto, molto molto carina e semplicissima, 5 euro.
Poi ho preso questa mega canotta. Questa è una S, che gli altri sono veramente giganti. Questo è il di dietro con il nodo. Questa è davanti. Le devo lavare. Questa perché l'ho già strauzzata. Devo lavarla. E io questa la uso sia con i leggings sotto, perché come vedete è molto molto, cioè, leggera, quindi con venature, quindi può essere trasparente, o a vestitino, però mettendo sotto i pantaloncini e un top. E mi piace veramente tanto, perché poi metto una cintina che vi faccio vedere subito. Eccola qua. Che ho preso sempre l'HM, che è fatta a corda, cioè non a corda, scusate, a intreccio, 5 euro. Non ce l'avevo una cintina, cioè ce l'avevo, ma non so che fine ha fatto. E quindi vedete, ha la fibbietta dorata, e quindi ci sta veramente bene insieme, e la uso come vestitino. Quindi HM è finita, la cinta, i pantaloncini, vestitino così e qua. Poi sono stata all'OVS e ho comprato questa camicetta qui, ancora il cartellino, e costava 30 euro, io l'ho pagata 13,79, 40% di sconto. Io la chiamo camicetta circense. Ha questi bottoni qui e ha tutte queste pieghine, una scollatura, e poi mettendola così un attimo, ha questi laccetti, e quindi danno sagomano, e quindi dà una bellissima forma, ed è molto molto bella, un tessuto anche stretch, non so che cos'è, comunque molto molto carina, mi piaceva insomma, la cercavo da tempo. È OVS, pagata sempre 14 euro, qui però non ho più il cartellino. È questo pantalone qui, morbidissimo, è un misto seta, costava sempre sui 30 euro se non sbaglio, e gli ho pagato appunto 14, alla cerniera, ed è fatto un po' strano, nel senso che ha, come vedete, è molto largo, quindi ha un cavallo largo, quindi rimane morbido, e poi piano piano si stringe e fa veramente un effetto un po' trasandato, però ricercato, molto molto carino, mi piace veramente tanto. Come l'ho indossata me ne sono innamorata. Poi una scoperta è stata i cinesi. A Pescara c'è l'Ipercina. E c'erano tanti vestitini carini di questo genere. Cioè, io l'ho pagato 12 euro, se non sbaglio. È molto molto carino, divertente. Per 12 euro ho detto wow, è carinissima. E ha appunto questo colore qui, questo verde, questa fascia rossa, e poi dietro alla molla, e questa gonna qui, cioè gonna, questo altro pezzo ha righe blu e bianche, di un tessuto sempre stretch, quindi elastico, però più rigido. Questo invece è cotone, e cotone invece questo è più rigido, e veramente carinissimo, è simpaticissimo. E sempre dai cinesi ho preso questa borsa qui, che mi piaceva tanto per l'estate, un colore insomma chiaro, ci sta bene. Come vedete, sotto ha tutti questi chiodini metallici, giusto per non farci mancare qualcosa di rock. E ha fuori questa tasca, è fatta veramente bene, al manico così, con intrecciato. E poi anche la cinta lunga, e dentro ha miliardi di, insomma, ha molte tasche, questa, quest'altra,
e alla chiusura, naturalmente si chiude, non rimane aperta. E mi piace anche la forma come rimane. Guardate, è molto molto carina. Questa l'ho presa veramente l'altra volta quando ero andata, ma non ve l'ho mai fatto vedere. Ho preso queste scarpe qui, che sono favolose, io le adoro. Hanno questo tacchetto qua, comodissimo. E davanti sono così, hanno tutte queste perline e fibbiette. Allora, questo video finisce qui. Divido il video così non è troppo lungo e vi faccio vedere nell'altro le cose di make-up e gli ultimi accessori e un altro po' di bla bla bla. E quindi finisce qui, vi lascio al prossimo video. Un bacione, per qualsiasi cosa scrivete. Ciao ciao!